Ufficialmente iniziata la 58esima edizione della Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna, madrina d'eccezione la Premier Giorgia Meloni. L'iniziativa è iniziata con la firma dell'accordo per la coesione Stato-Regione. Oggi è una tappa molto importante, la firma dell'accordo di coesione tra il governo e la regione, con il quale anche insieme al fondo di rotazione mobilitiamo oltre 500 milioni da concentrare particolarmente sulle infrastrutture di collegamento della regione, con progetti molto importanti per questo territorio. Penso alla pedemontana, che ci consentirebbe e ci consentirà di intanto decongestionare l'autostrada adriatica, ma dall'altra parte anche di favorire la mobilità da, verso e all'interno delle aree più interne, mi scusi per la ripetizione, per cui noi lavoriamo su una priorità che abbiamo sempre dichiarato, l'abbiamo dichiarata diversi anni fa. Questa è una regione nella quale si sviluppa un paradosso, è una regione che si trova al centro dell'Italia e isolata, mentre dovrebbe essere un crocevia, quindi la sfida infrastrutturale per una regione come questa è fondamentale. Il presidente Acquaroli ci lavora dall'inizio del suo mandato, noi siamo contenti di offrire con questo accordo con il governo nazionale, in base ai fondi europei, il nostro contributo, perché penso che i prodotti, la manifattura, gli scorci bellissimi che questa regione ha nulla possono in termini di competizione se non sono accompagnati da adeguate infrastrutture, cioè le Marche di altro non hanno bisogno che di essere messe in condizioni di competere ad armi pari, ed è quello su quale cerchiamo di lavorare. Sì, è una giornata molto importante perché con la firma di questo accordo di fatto la nostra regione entra in disponibilità di 532 milioni e mezzo di euro. Una somma importante per dare le risposte alle carenze infrastrutturali, ma soprattutto anche per le politiche di rilancio dei borghi culturali, il turismo, l'economia. Credo che sia una disponibilità fondamentale per continuare a portare avanti i nostri progetti, a rilanciare la nostra regione e consentirle di essere al passo con i tempi. Presidente, siamo qui ad Acqualagna, patria del tartufo, che è un prodotto importante per la regione e soprattutto per l'entroterra. Due parole sul Re del Bosco. Il tartufo è un'eccellenza della nostra regione, è un'eccellenza che si riconosce in questo territorio, è un testimonial importante per Acqualagna, per le Marche e anche per la nostra gastronomia, che sta crescendo sempre di più, affermando la qualità dei nostri prodotti, le nostre biodiversità e anche degli attori che sono i cuochi, che sono i tanti operatori del settore che si stanno affermando. Un grande inizio, non solo i tartufi che sono i re di questa festa, ma anche con un accordo veramente molto importante. Siamo orgogliosi, onorati per quello che è successo oggi, perché è veramente un evento importantissimo, la 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato di Acqualagna, che è bagnata dall'arrivo del Presidente del Consiglio. Un evento mai accaduto in Acqualagna, ma non era solo una visita, era la firma di un accordo importante per la regione, tra regione e governo. Quindi questo ha suggerito di questo accordo la cornice della Fiera del Tartufo, quindi l'abbinamento di due eccellenze. Posso dire solo grazie al presidente Francesco Acquaroli, che ha reso possibile questa iniziativa, questo evento, ma altrettanto grazie alla presidenta del Consiglio Giorgia Meloni, che veramente ci ha regalato una giornata splendida. Una giornata importante anche per le realtà dell'entroterra, per i borghi, per quello che è il territorio dell'entroterra marchigiano. Sì, questo accordo che prevede questa coesione territoriale prevede uno stanziamento importantissimo di oltre 300 milioni di euro che andrà a suggellare, ad aiutare, a favorire, a essere da volano per la ripresa delle aree interne di questo territorio che ha bisogno di aiuto per evitare lo spopolamento. Si sta lavorando tanto ad ogni livello, a partire dai sindaci, amministratori provinciali, regionali e nazionali. Speriamo che la strada sia ben segnata, abbiamo fiducia, grazie anche alle parole della Premier. Le regioni Marche sono la seconda regione a firmare questo accordo con il governo. Stanziamo, per quello che riguarda le risorse di coesione, 333,6 milioni di euro. Finanziamo 16 investimenti strategici per le Marche. 16 investimenti strategici non sono tanti. E anche questo è un segnale di che cosa stiamo facendo, cioè scegliamo di non distribuire poche risorse in mille rivoli, ma di concentrarci su priorità strategiche vere e concentrare le risorse su quelle priorità per renderle davvero, per rendere quelle risorse davvero efficaci. Le Marche hanno scelto di concentrare la gran parte di queste risorse su infrastrutture e reti di trasporto, cioè il 70% di queste risorse
è destinato al completamento delle strade, alla piena utilizzabilità dei porti, come diceva il presidente Acquaroli. È una scelta strategica che noi abbiamo condiviso. Una scelta strategica che noi abbiamo condiviso perché ricorderete quante volte io stessa ho denunciato il paradosso di una regione che si trova al centro dello stivale e che ciò nonostante è isolata. Una giornata importante non solo per l'apertura della fiera nazionale del tartufo di Acqualagna, ma una giornata importante per l'intera Regione Marche, comprese le aree interne. Sì, il tartufo è un grande ambasciatore del nostro territorio e di un segno anche di sviluppo economico, ma lo sviluppo economico non c'è senza infrastrutture. Oggi il governo ha fatto una scelta chiara insieme al Presidente Acquaroli, la giunta del Presidente Acquaroli, investire in infrastrutture per lo sviluppo di questo territorio. Alcune di queste infrastrutture che andiamo a finanziare passano attraverso queste comunità. Acqualagna era il luogo esatto per dimostrare come si sta consolidando questa svolta della Regione Marche, questo cambio di passo garantito ormai da oltre 30 mesi dal Presidente Acquaroli e dalla nostra maggioranza. Una giornata importante, non solo parte la festa del tartufo, una presenza importante oggi qui per la Melloni, prospettive più che positive per la nostra Regione anche con dei fondi che arriveranno grazie a un accordo importante. Sull'importanza della visita della Meloni, indubbiamente un Presidente del Consiglio che viene passa sopra tutte le cose, poi dopo mi auguro che veramente questi fondi servano per la provincia e per creare delle strutture, per creare un qualcosa nella provincia che sia poi anche duraturo e che rimanga, proprio a segno di chi poi l'ha fatto. Oggi la fiera del tartufo, il tartufo è uno dei prodotti principi che noi abbiamo, infatti vediamo che ci sono tante fiere in giro, ma questa è la fiera clou. E avere il tartufo e la Meloni qui, hai visto lo schieramento di autorità che ci sono, vuol dire che Acqualagna ci ha centrato l'obiettivo, per cui ben venga, poi dopo ognuno rimane sulle sue posizioni, ma il rispetto istituzionale c'è. Una giornata importante per un prodotto importante, fondamentale per l'economia, per il territorio, veramente inizia un periodo d'oro per il tartufo e per la nostra regione. Per la nostra regione il tartufo è un momento importante, oggi abbiamo qui anche la Premier, ci dà la possibilità di sviluppare dei progetti in futuro utilizzando questo prodotto. Come Camera di Commercio insieme alla regione abbiamo noi all'interno del nostro compagine un'azienda speciale sull'agroalimentare, il tartufo l'abbiamo portato in questi anni da Barcellona a Milano, in Francia, in Germania, abbiamo utilizzato il tartufo in tante attività. Qui ci sono delle aziende importantissime che hanno avuto anche dei riconoscimenti importanti, perciò ecco, continuare a lavorare all'interno di questo bellissimo ambiente che noi vediamo qui ad Acqualagna con questi produttori potrebbe valorizzare al meglio anche il prodotto a livello regionale e perché no istituire magari un prodotto regionale del tartufo e diventare veramente un'eccellenza a livello mondiale, perché abbiamo notato nella convention che abbiamo avuto a giugno con le Camere Commercio italiane all'estero che il prodotto del tartufo è molto interessante su tantissimi territori, perciò ecco, siamo a disposizione dei produttori, loro lo sanno, la nostra azienda speciale è al loro fianco, insieme alla regione sicuramente troveremo quei mercati che possono valorizzare al meglio il prodotto ma anche questo meraviglioso territorio. Un'occasione importante per Acqualagna, per tutto l'entroterra, un'occasione per farsi conoscere, per crescere. Certo, è anche una bellissima gratificazione oggi che il Presidente del Consiglio dei Ministri sia qui a dar valore a questa festa, quindi io vorrei ringraziarla e sicuramente ringraziare l'amministrazione d'Acqualagna, tutti i cittadini acqualagnesi, i commercianti, i tartufai che oramai da tantissimo tempo rendono nobile questa festa che credo sia la più importante in Italia insieme ad Alba per quanto riguarda questo prezioso tubero.
una giornata importante che dà inizio non solo alla festa, alla fiera del tartufo qui all'Acqualagna, ma anche a un accordo che porterà alla nostra regione grandi benefici. È una giornata storica per Acqualagna, ma anche per le Marche, per tutta la regione, perché la presenza della Premier è significativa sotto due aspetti: la visibilità per la 58esima sagra fiera del tartufo e poi per questo accordo importante che porterà oltre 500 milioni di euro qui nella regione Marche. Quindi siamo tutti molto onorati e molto felici della giornata che stiamo vivendo oggi ad Acqualagna. Si parla oggi di tartufo, di territorio, di viabilità, tutti aspetti importanti per la nostra regione e la nostra provincia. Beh, prima di tutto direi che è un evento epocale che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, grazie al Presidente Francesco Acquaroli e tutta la sua giunta che oggi sono riusciti a farlo venire qui, soprattutto nella città di Mattei, grande imprenditore, quindi nel futuro ha visto l'economia, quindi una persona veramente lungimirante. Oggi qui col tartufo che si collega al lavoro delle Proloco, dell'attività di promozione delle Proloco che fanno su tutto il nostro territorio della provincia ma della regione Marche, quindi oggi è stato un grande orgoglio per me rappresentare le Proloco al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro, al Presidente Francesco Acquaroli, un grande lavoro che io lancerei anche questa fase. Il tartufo colleghiamolo col Natale, dal 1 di ottobre al 6 di gennaio il Natale che non ti aspetti, che si allunga, che vede gli orizzonti. Dobbiamo unire i campanili, dobbiamo mettere tutti insieme le forze, dobbiamo unire tutta la regione Marche, dobbiamo collegare il territorio, quello che la regione sta ben facendo, investendo tantissime risorse sul nostro territorio. E poi dobbiamo dircelo, grazie al lavoro anche qui ad Acqualagna, grazie al prezioso lavoro dei volontari, della Proloco, del suo presidente Mario Conti e di tutto il suo staff che rende bellissima questa manifestazione, grazie al lavoro dell'amministrazione comunale che è prima organizzatrice di questo evento. Ma io direi, senza i volontari noi oggi non saremmo niente, e oggi abbiamo ben rappresentato tutte le istanze al Presidente del Consiglio dei Ministri di quello che fanno le Proloco nel nostro territorio. Una giornata importante qui ad Acqualagna, si parla di cibo, si parla di territorio, di cultura, una giornata veramente ricca di appuntamenti e tanti i personaggi presenti. Il nostro paese è fatto di queste realtà, questo è particolarmente importante perché c'ha quella cucina che piace a tutti e che è rarissima, oltretutto ce l'ha di tutti i tipi, e poi calarsi ogni tanto in quella che viene definita la provincia ma che oramai è un paradiso, perché se tu abiti a Roma vivi all'inferno, poi passi di qua tra aria buona, cibo, è difficile rimanere magri probabilmente, però insomma c'è da chi ci vive, probabilmente in certi periodi dell'anno si annoia, ma e poi sai che c'è gente industriosa che ha voglia di fare, tutto qui intorno parla di lavoro, di tradizione, quindi è bello. Un'occasione importante anche per i ragazzi dell'alberghiero che si prestano, collaborano, un'esperienza pratica direi di un certo livello. Sì, certo, durante queste occasioni, soprattutto col Comune di Acqualagna, la scuola ha sempre collaborato e quindi per i ragazzi in esercitazione, ma oggi con tutte queste cariche politiche che abbiamo è anche qualcosa di più. I ragazzi sono molto, diciamo, emozionati ma contenti perché avranno modo di far vedere le loro qualità, le loro competenze, le loro capacità. Inizia il periodo d'oro del Re del Bosco, come è iniziata questa stagione e quali sono i pronostici? La stagione è partita un po' in sordina, non è il mese di ottobre con le temperature che hanno sfiorato i 30 gradi, abbiamo sofferto. Ma proprio all'inizio, all'inaugurazione della fiera, la natura fa la sua manovra economica per l'entroterra e quindi proprio in questo periodo abbiamo trovato degli esemplari eccezionali, la qualità inizia ad essere buona e i prezzi per i prossimi giorni si abbasseranno sicuramente. Quindi invito tutti a venire in Acqualagna perché ci saranno grandi quantità di tartufi bianchi e neri a prezzi ragionevoli.
Questo è un territorio che regala tutte le tipologie di tartufo, quindi due parole anche sicuramente sul bianco, ma sugli altri che, a cui non manca nulla. No, tartufo ne abbiamo 9 varietà, 7 nere e 2 bianche, quindi c'è un tipo di tartufo per tutte le tasche. Per coloro che vogliono il top c'è naturalmente il tartufo bianco, che è questa la stagione. Tra un po' inizieremo il nero pregiato. In contemporanea abbiamo l'uncinatum, tartufo nero, che è eccezionale. D'estate abbiamo lo scorzone estivo, il tubera estivum, e quindi tutti si possono accontentare a prescindere da quello che vogliono spendere. Abbiamo un tipo di tartufo per tutte le tasche. Anzi, noi consigliamo a tutti, quando acquistano tartufi bianchi in particolare, di non puntare sulle pezzature grandi che costano il doppio di quelle piccole, pensando che sono più buoni. Non è così. Tartufo piccolo è buono come quello bianco e costa la metà. Quindi quando si tratta di mangiare tartufi fra amici o in famiglia, decisamente scegliere quelli piccoli. Inizia la fiera del tartufo qui all'Acqualagna, inizia un periodo d'oro per il re del bosco. Quali sono i pronostici per quest'anno e soprattutto come il tartufo quest'anno? Allora, innanzitutto siamo partiti proprio col botto, perché abbiamo trovato un tartufo da 1,20 kg, quindi proprio è di buon auspicio veramente. I tartufi sono ottimi, hanno un profumo ottimo, vanno consumati nel giro massimo di una settimana, perché ancora le temperature sono abbastanza alte, però abbiamo anche dei prezzi abbastanza, diciamo, buoni, perché si parte da 1.500 il chilo, 150 letto, 200, 300, poi in base alla pezzatura si va a salire fino a 400, 500 letto, i pezzi quelli grossi, diciamo. Si crede che le venature rosa del tartufo non siano una cosa positiva. Da esperta, se possiamo spiegare questa colorazione rosacea dei tartufi in alcuni pezzi? Non è assolutamente vero, io ho dei clienti che cercano solo quelli, perché è la pianta del Leccio che dà questa colorazione leggermente rossastra ed è molto molto buono, molto aromatico. Molti clienti mi vogliono solo quelli, quindi l'importante è che il tartufo sia sodo, sodo ma leggermente elastico, non legnoso, diciamo, e profumato. La partenza, diciamo che è stata buona, perché si sono trovati molti cosiddetti fioroni, che sono i tartufi che vengono attaccati dalle piccole larve, e solitamente quello è un buon presagio, però abbiamo visto che le continue temperature alte l'hanno rallentata decisamente. Speriamo che adesso, ha fatto qualche pioggerellina scorsi giorni, speriamo che in qualche settimana la situazione, diciamo, pensiamo che dovesse migliorare. Riguardo ai prezzi, quest'anno su che prezzi siamo? Allora, andiamo dai 2.000, la pezzatura più piccolina, fino ad arrivare a questi pezzi sopra un etto che li vendiamo a 3.500 euro al chilo. Ultimo testimone di Mattei, un personaggio importantissimo per Acqualagna. Sì, io sono un avio rifornitore, 34 anni di aeroporti. E la sera mi trovavo all'aeroporto di Linate, era alle 18.50 circa, è sceso un operatore della torre di controllo, mi ha visto con la tuta gialla nel piazzale lì dove il parcheggio, e mi ha detto, mi ha chiamato Agip, mi ha toccato una spalla, mi sono girato, abbiamo perso contatto il vostro aereo, dico andate a Torino o Genova perché dirottava. Allora, questo operatore è ritornato al suo posto, io sono andato in deposito a 300 metri, 400 metri, sempre all'interno dell'aeroporto, il deposito avio. Dopo 25 minuti, circa 30 minuti, è arrivata la telefonata. Questa è la storia.